Quella mattina mi ero svegliato con un ricordo. 12 anni, poca barba e quella cosa irreale al centro dello stomaco. Dopo di allora fu tutto un inseguire quella sensazione. Poi venne il tempo che la tipa si decise a fare il lavoro per me. Quasi era stato il mio pensiero quella prima volta. Venne il sesso e per qualche tempo mi illusi di aver trovato qualcosa di meglio. Pensavo di essere uscito dalla vecchia prigione. In realtà ero entrato in una più comoda. Presto le scopate divennero programmate come le interrogazioni di matematica, ed anche altrettanto brevi. Fu allora che mi rifugiai nella mia sola ed unica prigione personale. Quella mattina, sconvolto dal ricordo di quell'attimo volato via insieme a tutti gli altri, avevo fatto l'ennesimo tentativo della mia ricerca senza speranza. Quasi, era stato ancora una volta il mio pensiero. Mi ero immaginato tre vecchie amiche del liceo. Le avevo immaginate proprio come erano allora, con la cartella in spalle, la gonna corta e la pelle liscia, proprio come sono rimaste su quelle vecchie foto in fondo al cassetto, che solo a guardarle viene da piangere. Avevo immaginato le mie mani sospingere le loro voci, i sospiri, i gemiti, le paure, le ansie, le voglie. Ero venuto. Pronto? Amore, ciao. No, no, veramente no. No, non ce la faccio. Dai. Ok, va bene. Sì, male sei. Va bene. Ciao. Devo alzarmi, vestirmi, svestirmi e fare un altro tentativo. Penso di non farcela a vedere lei. Ho paura di essere toccato. Devo uscire.
La vidi e poi fu follia. Come quell'angelo in rosso era stato la causa della mia prima erezione, così questo nuovo angelo bianco aveva causato in me la più grande eccitazione da ormai tanto, troppo tempo. Jessica era solo un messaggero. Questa era la regina, Sua Maestà il Sesso. Dopo la visione fu il nero, un nero che pareva eterno e immutabile, proprio come dicono debba essere Dio. E in quel nero che assomigliava a Dio, io vidi me stesso, Fabrizio Pascal, 27 anni, maturità classica, disoccupato, dedito alla masturbazione nel tentativo di eludere la sua ossessione per il sesso, una vita macchiata da un unico peccato, quello di aver avuto inizio. Quando il mondo si riaccese, tornai all'obiettivo che mi era stato affidato dal destino beffardo, la mia fidanzata, Laura. Dovevo vedere Laura. Il mondo si riaccese 7 mesi dopo, in ospedale, dopo aver visto gli occhi di ghiaccio della regina per 6 sensi e cadendomi ferì la testa. Per curarmi mi tagliarono i capelli. Ho dormito per 7 mesi. Non c'è niente di più dolce del sonno, niente di più vicino alla morte. Appena a casa chiamai Laura. Dovevo vederla, dovevo porre fine al massacro che era diventata la nostra storia. Disse che sarebbe venuta alla nostra panchina, teatro della mia adolescenza, teatro di bottoni che non si slacciano e di magliette che non finiscono mai, teatro di baci e di schiaffi, teatro di pianti e risate. Teatro di mani che cercano, che frugano, che scovano, che toccano. Teatro di calore e di gelo. La scoperta del sesso in un parco di città. Il soggetto principale dei miei pensieri. Quando solo nel letto cerco quella cosa al centro dello stomaco. L'orgasmo originale. Quello che annuncia l'inizio della tua adolescenza. Quello che puoi raggiungere solo se sei con te stesso e con nessun altro. E ora tutto questo non c'è più. Solo foglie, giostre abbandonate, fontane decadenti, cieli grigi. Devo dirglielo, la nostra storia è solo la consacrazione di una bugia. Sono passate 2 ore. Lei non verrà. Eppure la immagino, bella come non mai, discendere i viottoli del parco. Alzo lo sguardo. La vedo. Sono passate 2 ore. Lei non verrà.
Tutto si cristallizza in un fermo immagine di vetro. Sento le urla di sua madre che giare sul marmo delle scale di casa sua. Il mio nome, misto a quelle, grida. Sento urla sussurrate all'orecchio. Un orgasmo strappato durante una lezione di inglese. Il profumo della sua pelle a riempire l'aria attorno a me, mentre dico che sono felice. Sento l'anestetica sensazione della quinta volta in un pomeriggio. Vedo il suo viso pulito come mai più dopo la prima volta. Sento l'odore delle arance di Sicilia, il caldo di una spiaggia d'Africa e il freddo nelle scarpe zuppe d'acqua di un pomeriggio di novembre. Sento e vedo tutto questo gonfiarsi e scoppiare in un cumulo di niente. Poi l'ascolto. L'ascolto mentre viene. Sono le 7:30 della mattina. Mi faccio una sega sotto la doccia. La mia giornata tocca il picco più alto. Se sono felice, in questo preciso istante, sì.